esposizione di mio figlio agli Uffizi, gli accertamenti geomorfologici del paesaggio, ed è nata un nuovo approccio agli studi di Leonardo, tanto quanto è stato fatto qui in Umbria, spostando il disegno famoso dalla Toscana appunto al territorio dell'Umbria meridionale, tanto ora è possibile leggere gli altri disegni di Leonardo, e a Milano leggerò, diciamo, quelli di area lombarda, e in particolare lo sfondo della Monna Lisa, che ancora una volta non è toscano ma è lombardo. E quindi diciamo che c'è una sorta di consecutio tra quanto è avvenuto in Umbria e quanto avviene ora a Milano.